Buona ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video tutorial. Ci troviamo qui come sempre io e Simone. Ciao ragazzi. Allora, questo è un Tuts Live e come un Tuts Live che si rispetta, Simone, dobbiamo far partire l'anteprima del video che andremo a realizzare oggi. Quindi sì, Simone, la fai partire tu? Sì. Allora, oggi andremo a realizzare un intro in 3D, davvero ragazzi, una roba fighissima, è troppo figa, la dovete vedere assolutamente. Anzi, vi mando subito l'anteprima del video, vai. Ok, quindi oggi andremo a realizzare questa intro, però prima di iniziare vi ricordo che questa intro è stata ideata appunto da Backers Toots, vabbè sì, insomma avete capito, e ci ha chiesto appunto se volevamo fare il tutorial in italiano. Quindi noi ragazzi non siamo bastardi, facciamo questo tutorial in italiano, quindi vai, iniziamo. Allora, innanzitutto iniziamo con il creare una nuova composizione, quindi composizione, nuova composizione. Allora, facciamo un 1080 29 fotogrammi al secondo, 25 minuti mi sembra un po' troppo, quindi facciamo un 5 minuti. Perfetto, diamo ok. Abbiamo la composizione 1 che andremo a rinominare, quindi la chiamiamo piani. Perfetto. Fatto ciò, possiamo iniziare con il possiamo iniziare a creare i nostri appunto piani. Quindi iniziamo con il livello nuovo. Iniziamo a creare. Stefano, basta con questo iniziamo. Un nuovo livello videocamera. Eccolo qui, diamo ok. Dopodiché andremo a creare un nuovo oggetto null, così colleghiamo l'oggetto null alla videocamera, per sicurezza, insomma. In questo modo, vedete, gerarchia, lo colleghiamo all'oggetto null. Perfetto, adesso iniziamo a creare appunto i nostri piani. Allora, quindi livello nuovo, tinta unita. Nero può andare bene, perché tanto adesso andremo ad applicare su effetti predefiniti. Se non avete questa cartella qui, insomma, potete andare su finestra, effetti e predefiniti. Cartella, Stefano, volevi dire finestra? Sì, infatti. E quindi scriviamo sfumatura. Eccolo qui, genera sfumatura, lo mettiamo appunto sul nero tinta unita 1. Eccolo qua, il colore iniziale, impostiamo un grigio, un po', non un nero ma un qualcosa tipo così, dai, un grigio scuro, e diamo ok. Perfetto, adesso dobbiamo rendere il nostro piano in 3D, quindi attiviamo il cubetto qui, eccolo qui, e possiamo duplicare appunto questo livello, quindi tasto destro, duplica, oppure Command più D o Control più D se avete un Mac, quindi. Eccolo qui, l'abbiamo duplicato. E una volta averlo duplicato possiamo aprire il menu trasformazione. Eccolo qui. E su rotazione X spostiamo la rotazione X appunto in questo modo. E lo spostiamo a meno 90. Eccolo qui. Fatto ciò possiamo abbassare il nostro piano. Vedete come abbiamo abbassato il nostro piano? In questo modo davvero ragazzi è una cagata assurda, cioè è facilissimo. E come possiamo vedere, se andiamo su visualizzazione personalizzata 1, possiamo vedere che abbiamo creato appunto il nostro piano. Anzi, possiamo metterlo anche un po' più avanti, un po' più indietro come vi pare, oppure il nero tinta unita 1 possiamo impostarlo un po' più in profondità in questo modo. Vedete? Andiamo su videocamera attiva. Solo che in questo caso poi si vede lo sfondo nero. Per questo, per non perdere tempo, diciamo, lo posizioniamo direttamente in questo modo. Perfetto. Una volta aver creato i nostri piani, dobbiamo andare a creare appunto la nostra scritta, no? Quindi creiamo una nuova composizione, quindi composizione, nuova composizione. Stefano, calmati. Lo chiamiamo base. Ok. Diamo ok. Ok, diamo ok. Geniale, ragazzi. Perfetto. A questo punto attiviamo appunto questo qui che sarebbe attiva, disattiva, griglia, trasparenza. Possiamo vedere la trasparenza appunto della composizione. E con lo strumento testo scriviamo ciò che vogliamo appunto visualizzare. Quindi io scrivo Toots. Ragazzi, potete impostare anche il vostro logo, non so, quello che vi pare. Io adesso imposto una scritta. Quindi Toots, Toots, Toots. Ok, in questo modo, vedete? Vabbè, così può andare bene. E una volta aver creato la nostra scritta di base, creiamo ancora una nuova composizione, quindi composizione, nuova composizione, questa la chiameremo bordi, diamo ok, e su bordi andiamo ad importare la composizione base, che sarebbe appunto la nostra scritta, eccola qui. Duplichiamo questa appunto la scritta base, quindi Command più D se avete un Mac, oppure Control più D se avete se avete Windows, se no possiamo andare anche su modifica, duplica, eccola qui. E che cosa andiamo ad applicare? Andiamo ad applicare appunto mascherino, migliora mascherino. Eccolo qui, lo importiamo appunto sul primo livello, quindi su base, anzi che adesso andiamo a rinominare, lo chiamiamo base 1. Importiamo il base 1 all'inizio, così ci rendiamo conto di ciò che stiamo facendo. Allora, aumentiamo un po' la rotonda. In
questo modo, aumentiamo il riduci. In questo modo, ragazzi, per fare più veloce abbasso la qualità del video, quindi da piena metterò un quarto, anzi un terzo. Andiamo proprio sul pesante, un terzo, proprio una merda, ragazzi, ok. Riduci in questo, vedete ragazzi come aumento appunto lo spessore della nostra scritta, quindi aumentiamo lo spessore della nostra scritta, quindi riduci così, arrotonda, aumentiamo un po', e lo sfumo lo portiamo a zero, perché non ci serve un emerito cazzo, quindi direi che così può andare bene. Rimportiamo base 1 appunto come livello di base, quindi eccolo qui, andiamo ad impostare mascherino alfa invertito, base, quindi eccolo qui. Come possiamo vedere, metto un'altra volta piena così ci rendiamo conto meglio, abbiamo ottenuto i bordi insomma della nostra scritta e adesso dobbiamo applicare una texture appunto a questi bordi, no? Quindi aspettate che modifichiamo un attimo meglio la rotonda, così direi che può andare bene. Adesso creiamo una nuova composizione, composizione, nuova composizione, mamma quante composizioni che stiamo creando, la chiamiamo texture. Perfetto, diamo ok. A texture che cosa andremo a fare? Andremo ad importare appunto la composizione base e la composizione bordi. Eccolo qui, abbiamo la composizione bordi, soltanto che dobbiamo cambiare il colore appunto di questi bordi, quindi scriviamo riempimento. Eccolo qui, riempimento, lo importiamo su bordi, cambiamo il colore da rosso a tipo un grigio, anzi un bianco sporco, in questo modo, e diamo ok. Adesso dobbiamo dare tipo un effetto cromato ai nostri bordi, quindi creiamo una nuova tinta unita, quindi livello nuovo, tinta unita. Oh my god, eccolo qui, tinta unita. Diamo ok ed andiamo ad applicare un disturbo frattale. Disturbo frattale, ok. Lo importiamo appunto sul nero tinta unita 2. Allora, come possiamo vedere abbiamo questo disturbo. Allora, aumentiamo il contrasto. Lo portiamo tipo a 1000, dai, può andare bene. La complessità da 6 la spostiamo ad 1, in questo modo. E abbassiamo anche la luminosità. Dai, così può andare bene. Perfetto, fatto ciò dobbiamo applicare un mascherino traccia appunto a questo livello, quindi su bordi, ci importiamo su bordi, qui, mascherino traccia, impostiamo mascherino alfa invertito, vediamo un po' quello che ci sta meglio, ragazzi. Eccolo qui, impostiamo il mascherino traccia, mascherino luminanza nero tinta unita 2, quindi applichiamo questo. E come possiamo vedere abbiamo ottenuto diciamo un effetto cromato che fa davvero cagare in questo caso, in questo contesto. Quindi, che dobbiamo fare? Innanzitutto, riportiamoci appunto su nero tinta unita 2, clicchiamo su evoluzione, quindi attiviamo il cronometro dell'evoluzione, da 0 ci spostiamo tipo a 4 secondi direi, andiamo a 4 secondi qui, eccolo qui, e da 0 scriviamo 3. Come possiamo vedere abbiamo ottenuto un effetto insomma della scritta, aspettate che abbasso la qualità. Vedete come la scritta, appunto l'effetto cromato si muove, davvero togo. Perfetto, aumentiamo un'altra volta la nostra qualità del video, cacchio, eccolo qui. Fatto ciò andiamo a creare un'ennesima, ragazzi, un'ennesima composizione, quindi composizione, nuova composizione, lasciamo tutto così e diamo ok. Andiamo su texture, copiamo questo livello nero tinta unita 2, quindi modifica, copia pure Ctrl C o Command C se avete un Mac. E qui andremo su modifica e incolla, oppure Ctrl V o Command V. Eccolo qui. Naturalmente lo rendiamo visibile, non fate il mio errore da principianti, eccolo qui. Perfetto. Fatto ciò, ci rimportiamo sul livello, anzi sulla composizione piani. Ok. Adesso c'è la parte più figa del tutorial, certo, perché c'è anche la parte più figa del tutorial. Quindi allora andiamo su progetto, su piani naturalmente come ho già detto, e importiamo la composizione base, bordi, composizione 1 e texture, quindi tutto praticamente tranne la nostra composizione, no? Lo importiamo qui, appunto alla fine, li rendiamo non visibili, attenzione. Perfetto, fatto ciò, creiamo una nuova tinta unita, livello nuovo, tinta unita, e questa però sarà appunto la tinta unita che ospiterà il nostro testo, quindi diamo ok. Applichiamo appunto su effetti predefiniti esplosione, ce l'avete tutti ragazzi perché esce dentro After Effects, quindi è impossibile che voi non ce l'avete. Rinominiamo nero tinta unita 3, quindi rinomino, lo chiamiamo 3D logo, perfetto. E allora su visualizza reticolo più forza imposteremo con rendering, in questo modo. Apriamo il menu forma, pattern da mattoni impostiamo personale e mappa esplosione metteremo, dove sta? Eccolo qui, il logo di base, quindi base. Eccolo qui, abbassiamo la qualità del video,
quindi da un terzo come andrà bene, e come possiamo vedere se ne va il nostro testo, e questo appunto non è un bene, ragazzi, non è un bene. Quindi apriamo forza 1, profondità impostiamo 0 come il raggio e l'intensità, quindi tutto 0 mettiamo, perfetto. Apriamo fisica, eccolo qui, e su gravità impostiamo anche qui 0, perfetto. A questo punto apriamo posizione videocamera, come possiamo vedere qui abbiamo tutte le posizioni della nostra videocamera davvero in una togata assurda. Apriamo il menu posizione 0 e il menu lunghezza focale e impostiamo un po' la lunghezza focale, appunto, e poi la posizione Z. Quindi in questo modo. Allora ragazzi, adesso che cosa faremo? Allora ci importiamo innanzitutto sul 4 secondi, che eccolo qui, 4 secondi, anche 401 ragazzi, non è importante. E che cosa facciamo? Allora innanzitutto impostiamo bene la posizione 0 alla lunghezza focale, vedete, deve fare tipo, oh my god, deve fare tipo, aspettate, deve entrare tipo così, vedete? Quindi questa sarà la posizione finale. Quindi la posizione finale del nostro testo sarà questa, quindi attiviamo il cronometro della rotazione X, rotazione Y, rotazione Z e posizione Z. Ci importiamo all'inizio qui, eccolo qua, e che cosa facciamo? Andiamo a cambiare innanzitutto rotazione X a 45 gradi, come anche rotazione Y e Z, quindi 45 e 45. Come possiamo vedere la nostra scritta non ha un 3D, insomma, non è figa, non è toga, ragazzi. Quindi cosa fare per rimediare? Andiamo su profondità estrusione, eccolo qui, e da 0,20 impostiamo 1. Come possiamo vedere adesso già c'è un 3D davvero un po' più togo, però ancora non basta. Allora, aumentiamo la posizione Z, in questo modo, anzi la abbassiamo la posizione Z perché la nostra scritta deve venire da così, no? Vedete, quindi la abbassiamo fino a quando la scritta non sarà sparita del tutto. Quindi direi che così può andare bene. Eccolo qui. La nostra scritta se n'è andata via, quindi se n'è andata, e come possiamo vedere, se adesso andiamo avanti, la nostra scritta comparirà magicamente. Vedete, in questo modo, in una maniera abbastanza toga. Quindi sì, ragazzi, è una roba toga. Quindi aumento la qualità appunto della mia composizione, quindi da un terzo metto piena. Eccolo qui. Importiamo tipo qui. Ok, adesso dobbiamo rendere la nostra scritta più cromata, più figa, più toga, ragazzi. Come fare? Allora, innanzitutto dobbiamo chiudere tutti questi livelli perché non ci servono una merita cippa. E apriamo il menu texture. Apriamo texture, eccolo qui, ragazzi. E su modalità parte anteriore mettiamo, vabbè, livello. Livello anteriore impostiamo il livello texture. Quindi, eccolo qui, texture. Come possiamo vedere abbiamo ottenuto appunto questi bordi. E adesso possiamo anche applicare un effetto, diciamo, cromato, quindi livello, e sul livello laterale metteremo la composizione 1. Eccolo qui. Perfetto, come possiamo vedere abbiamo ottenuto un qualcosa di davvero togo, di come si suol dire, togo. Guardate che figo, forse, appunto i nostri bordi sono un po' troppo fini, no? Non so se ve ne siete accorti, sono un po' troppo fini, porca vacca. Quindi, cosa fare per rimediare? Innanzitutto andiamo su bordi e qui naturalmente andremo ad aumentare i nostri bordi. Nulla di più semplice, ragazzi, davvero una cagata assurda. Quindi aumentiamo i nostri bordi in questa maniera e se andiamo su piani, come possiamo vedere, facciamo caricare i nostri bordi aumenteranno. Davvero, ragazzi, una togata assurda. Perfetto. Fatto ciò, ragazzi, come possiamo vedere appunto il colore della nostra cromatura è abbastanza spento. Quindi andiamo su illuminazione. Andiamo su luce ambiente, da 0,25, da 0,25 metteremo 0,50. In questo modo. Perfetto, a questo punto che cosa facciamo? Andiamo sul livello, sulla composizione, anzi, Simone, dobbiamo stare attenti, composizione, texture, eccola qui. E qui che cosa facciamo? Andiamo a creare un nuovo livello di regolazione, quindi command più alt più y, se no livello nuovo, dove sta? Livello di regolazione, eccolo qui. Scriviamo su effetti predefiniti curve, importiamo le nostre curve, eccolo qui, sul livello di regolazione. Alziamo i mezzi toni in questo modo, così può andare bene. E che cosa facciamo? Questo è un lavoro abbastanza semplice, quindi allora con lo strumento penna, allora penna, mi raccomando, penna. E che cosa facciamo? Innanzitutto selezioniamo la nostra scritta,
tutta quanta, ragazzi, vi ricordo, tutta quanta, deve essere tutta selezionata, eccola qui, e ci importiamo all'inizio. All'inizio deve essere tutta selezionata. Naturalmente, ragazzi, abbasso un po' la qualità perché sennò ci mette una vita intera, ragazzi, tutta una vita. Perfetto. Apriamo il menu livello di regolazione 1, apriamo maschera 1, attiviamo il tracciato maschera, andiamo sui 4 secondi, quindi 4 secondi, anche 4.01, ormai stiamo mettendo sempre 4.01, ormai non fa niente. E che cosa facciamo? Allora, innanzitutto con lo strumento selezione, selezioniamo la nostra maschera e tenendo premuto Alt possiamo spostare la nostra maschera in un modo davvero abbastanza togo. Quindi spostiamo la maschera in questo modo. Perfetto, come possiamo vedere abbiamo ottenuto un effetto, diciamo, da così a così. Una roba a toga. Quindi andiamo su... quell'effetto vetro... Esatto, fico. Quell'effetto vetro, fico. Perfetto, andiamo su piani, aspettiamo un po' che carica, vedete c'è piena, mai mettere piena ragazzi, se il vostro computer è una merda, no sto scherzando, mettiamo un quarto, eccolo qui ragazzi, e naturalmente ragazzi abbiamo, sempre naturalmente, sì, guardate come abbiamo ottenuto la nostra scritta più che toga in 3D, però naturalmente il tutorial non è assolutamente finito qui, perché che cosa andremo a fare? Innanzitutto andiamo ad applicare sotto la nostra scritta, andremo ad applicare un riflesso, quindi... Che cosa facciamo? Andiamo sul 3D logo, command più D per duplicare, se no andiamo su modifica, duplica, e voilà. Eccoci qua, perfetto. Una volta averlo duplicato il nostro livello, apriamo il menu trasformazione, e dove sta? Eccolo qui, attiviamo anche il 3D, così possiamo modificare più roba, eccolo qui. E su rotazione X, naturalmente, la abbassiamo, mettiamo meno 90, abbassiamo la nostra scritta, eccolo qui, vedete come abbiamo ottenuto la nostra scritta lì sotto, davvero, però così fa davvero cagare. Premiamo S di scala per abbassare un po' la scala della nostra scritta, perché è troppo grande, non ha senso mettere una scritta così grande. Ok, basta dire cazzate, quindi scriviamo sfocatura, andiamo su controllo sfocatura, applichiamo appunto questo plugin su 3D Logo 2, eccolo qui, aumentiamo la sfocatura da 0 a 50, così, da 0 a 50, perfetto, come possiamo vedere adesso si trova, naturalmente abbassiamo a un terzo, dai, proprio abbassiamo il livello in una maniera incredibile, come possiamo vedere, aspettiamo un po', eccolo qui, come possiamo vedere, vedete che merda, guardate, davvero una merda, quindi abbassiamo il 3D logo, vediamo un po', lo abbassiamo il 3D logo, e adesso andiamo su visualizzazione personalizzata 1. Perfetto, spostiamoci. In questo modo. Prendiamo lo strumento, appunto, strumento rotazione videocamera, così possiamo ruotare. Come possiamo vedere la nostra scritta, che cazzo ci fa la nostra scritta là sotto? Per questo dobbiamo modificare un po' la profondità della scritta, quindi la mettiamo sopra. In questo modo. Perfetto. Adesso la nostra scritta si trova sopra, quindi andiamo su visualizzazione videocamera attiva, eccola qui, soltanto che ancora non basta come possiamo vedere, quindi la posizioniamo un po' più indietro, in questo modo, e come possiamo vedere, perfetto. E adesso che cosa facciamo? Andiamo ad applicare la P di posizione, quindi posizione, la posizione in questo momento si troverà qui, anzi un po' più indietro, qui. Ed andando all'inizio, anzi non proprio all'inizio, anche qui, vedete come già sta uscendo fuori, la mettiamo un po' fuori l'inquadratura. Quindi in questo modo. Ed andando alla fine, proprio alla fine, mettiamoci qui, la facciamo uscire proprio completamente dall'inquadratura, perché non ci serve più. Eccolo qui. Quindi come possiamo vedere adesso abbiamo ottenuto il nostro riflesso più che togo. Guardate che figo il riflesso, eccolo qui il nostro riflesso. Naturalmente però è troppo uguale al colore appunto del nostro 3D logo. Quindi andiamo a impostare qui, andiamo sul riempimento. Eccolo qui il riempimento, lo impostiamo sul 3D logo 2. Colore da rosso mettiamo un quasi nero, quindi un grigio scurissimo in questo modo. Perfetto. Signore e signori, abbiamo ottenuto il nostro 3D logo, anzi metto la visualizzazione ad alta tecnologia, eccolo qui, abbiamo ottenuto il nostro 3D logo,
con il nostro riflesso, però per rendere il tutto più figo, come effetto, diciamo effetto finale, andremo ad applicare a livello nuovo tinta unita degli un optical flourish. Quindi andiamo su ok, eccolo qui, e che cosa facciamo? Su effetti predefiniti scriviamo optical flourish, eccolo qui, scusate la mia pronuncia di merda, già lo sapete che la nostra è una pronuncia di merda. E ok, aspettiamo un po' che carica questo optical flourish, vabbè sì dai, avete capito, opzioni, modifichiamo un po' il tipo di optical flourish, mettiamo JJ, vabbè sì, diamo ok, avete capito, e mettiamo da modalità da normale, metteremo scolora. Ok, come possiamo vedere abbiamo ottenuto il nostro optical flourish, e mettiamolo qui. E questo era tutto, naturalmente ci vediamo alla prossima o con un nuovo video su After Effects oppure su Photoshop. E insomma ragazzi, lasciate un commento su Photoshop qui sotto, no? Così il prossimo video, naturalmente, se voi scrivete Photoshop sarà su Photoshop, se scrivete After Effects, insomma avete capito. Questo era tutto e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi!